La giungla di giorno, capitolo 2. 95 monete, il che ti fa capire quanto sia lunga questo cavolo di livello. Bambini che ridono. Mannaia, mannaia. Ci servono. Ecco, questo me lo ricordo però di livello. Questo me lo ricordo perché... Allora, 95 monete già ti fa capire quanto è lungo. Ma mi ricordo che era lungo perché dovevi cercare anche due idoli per poter aprire le porte. Mannaia, mannaia. Allora, c'è qualcosa qui? No. E allora proseguiamo. Allora, ape. Beccati questo. Anche se poverine, non bisognerebbe ucciderle. In realtà sono vespe. Non mi toccare. Avevo fatto la rotolata, ma ero troppo vicino per poterla attivare effettivamente. Altra vespona. Aia! Ma porca miseria. Allora, questa è stata colpa mia che non ho rotolata. Non ho fatto la rotolata. Allora, piantona. Io posso passare benissimo. Boh, vabbè. Alcune piante non sono proprio messe nei migliori dei modi, eh. Ma ti posso Diamo sputare? un'occhiatina. Allora, non gli posso sputare. Là sopra vedo la bambolina, quindi vuol dire che dovremmo fare qualche giro strano per poter passare. Ecco, fatto. Ehi, vecchio! Ma la telecamera? Ok, era rimasta là bloccata. Le frecce per terra indicano le aree segrete. Quali frecce per terra, scusami? Dove l'ha vista la freccia per terra? Cioè, allora, so che c'è la bambola di là. Ma la freccia dove l'ha vista il vecchio? No, quella non è per terra. Boh, io intanto proseguo. Eh sì, ti sarebbe piaciuta. Vai subito alla fine per scoprire un passaggio segreto. Ok. Da dove vengono tutte queste mosche parlanti? Ah, boh. Allora, vediamo. Punto di controllo. Prima mi faccio il giro per prendere tutte le monete, che così non le perdo durante la corsa. Diamo un'occhiatina. Diamo un'occhiatina. 1 e 2. Ecco, fatto. Ma penso che in realtà ce l'ha. Bisogna farsela in corsa. Togliti di mezzo! Penso che tutta quest'area te la devi fare di corsa. Niam niam. Ma se uccidiamo intanto almeno. No! Ah, porca. Dai. Non faccio in tempo a fare l'animazione. Se almeno prendiamo tutti gli oggetti subito. La guardia, ciao. Ui, buongiorno, eh. Ecco fatto. Se ci prendiamo subito gli oggetti, abbiamo un po' più di sprint almeno. Punto di controllo. Ma soprattutto ci leviamo i nemici, che Oh sono yeah. fastidiosi. Qua cosa c'è? Sì, certo. Non c'è nulla qui? No? Strano. Ok, allora con calma. Non mi tocca. Beh, Sta questo è arrivando la sicuramente un lava. modo intelligente di passare. Aia, ecco. Questo è meno intelligente. Ho bisogno di una cura prima di crepare. Buongiorno, eh. Boom, baby. Ecco fatto. Vai, colpisci. Punto di controllo. Eccoci qua, grazie. Così abbiamo un sacco di sprint e non ce ne dobbiamo preoccupare per dopo. Perché non è saltato? Oh, devo rifarmi il percorso. Ecco, la Ti nostra prima odio. morte. Perché sono andato a schiantarmi contro un albero. E dunque, è con Ma immenso come sono dolore. morto? Ma scusami, e la bambola? E le bambole che ho preso fino adesso? Scusami. Le bambole non servivano per tornare in vita se morivi? Vabbè, rifacciamoci il percorso e stiamo più attenti. Vabbè, facciamoci la prova a tempo. Torniamo dopo indietro allora.
Spero più che altro. Ecco, appunto. Di avere. Dai che ci siamo. Uff, proprio a filo. Ed ecco il segreto. 5. Non vedo gioco. Ecco appunto. Allora, torniamo dopo indietro a questo giro. Prendiamo subito almeno gli oggetti. Ecco, fatto, grazie. Mi servirebbero altre due cure, però tanto ne avevo un paio lasciate indietro nel percorso che abbiamo fatto poco fa. Dai, stai buono. Ecco fatto. Qua c'è qualcosa? No, c'è solo un muro. Perfetto. No, stavo per lanciare nella botola di lava. Cacchio. Ecco appunto. Ecco fatto, grazie. Grazie. Allora, coccodrillone, cerchiamo di fare attenzione. Ecco fatto. E ora possiamo rifarci il percorso giusto per riprendere tutti gli oggetti che abbiamo lasciato all'indietro. Calmati, pianta. Tipo ad esempio avevo lasciato indietro l'ape, che è riuscita comunque a prendermi, perché sono stupido io probabilmente. Ecco qua. E la moneta. Ora qua c'è il tizio che ci lancia l'ascia. Però io. Punto di controllo. Ecco fatto. Prendo subito il punto di controllo. Che se crepiamo, uno, ci abbiamo la bambola. Sta arrivando un lava. Due, almeno riappariamo lì. Buona. Sana. Polenta valsugana. Scusatemi. Non mi toccare. Aia. Ecco, questo è stato un errore stupido da parte mia. Spero. Ecco fatto. Spero che il gioco mi dia un'altra cura. Togliti di mezzo. No. E che cavolo. Stesso errore di prima, Stesso errore. Grazie, bambola. Stesso errore, Sono saltato e sono caduto di sotto come un cretino. Ecco qua. Stavolta l'abbiamo saltato con il minimo dei danni. Però abbiamo perso la bambola perché sono un cretino. Buongiorno, Andy. Nascosto dietro le piante. Maledetto. Dai, su. Certo, secondo te sono scemo tre volte che mi faccio prendere da voi stupide api. Allora, piantina. Beccati questo. Sta arrivando un lama. Ok, con calma. Eccoci qua. Oh no, i bambini. Ecco fatto, grazie dell'idolo rosso. Voi con le vostre stupide mazze. Vai via. Datemi quelle monete. Vai via. Allora, sto cercando di capire se mi darroppano altre monete. Però per fortuna. Rieccoci alla parte iniziale. Abbiamo ottenuto il nostro primo idolo rosso. Qua che cosa abbiamo? Oh, una cura. Grazie. Buona, sana, polenta, valsughe. Scusatemi, ce l'ho da fin da quando sono bambino sta stronzata nella testa. Ok, proseguiamo. Dobbiamo andare a prendere un'altra pignatta. Allora, dimmi. Vai subito alla fine. Per scoprire un passaggio segreto. Da dove vengono tutte queste mosche Allora, il passaggio segreto però mi viene dubbio. Mi viene il dubbio che sia lo stesso di prima, solo dall'altro lato. Il che mi fa chiedere, ne vale la pena? Dai. Ecco fatto, grazie. Ecco qua. Punto di Diamo solo un'occhiata prima
Giusto per... Madonna che lancio. Giusto per prendere tutte le monete prima e uccidere tutti i nemici prima. Grazie. Dai. Che combo. Allora, 1, 2 e 3. Perfetto. Allora, l'area è pulita. Possiamo rifarci il percorso ed andare nella zona segreta. Che tanto sono stupido, che tanto non sarà niente più niente meno che la stessa di prima, ma dall'altro lato. Prendiamo il tempo. Però non ho più sprint. Spero di farcela lo stesso. Speriamo di farcela. Allora, 1, 2, 3. Tu stai buono lì. Sto saltando. Salto, guarda che salto. Dov'è lo sprint? Non ne abbiamo. Ecco qua. Togliti di mezzo. Perfetto. Vai. Ed ecco fatto. Ce l'abbiamo fatta. Bella. Ottimo. Grazie della moneta nascosta. Proseguiamo di qua. Zona segreta. E come vi avevo detto, è la stessa zona di prima dall'altro lato. Il problema è che non possiamo neanche tornare indietro. Ci dobbiamo rifare tutto il percorso perché c'è la porta chiusa. Bene. E rieccoci dall'altra parte. Ecco fatto. Punto di controllo. Ah però, chi si aspettava che il regno di Cuzco fosse così pericoloso e pieno di trappole? No! Yeah! L'angolazione sbagliata della telecamera, Togliti maledizione! Allora, aspetta. Ecco fatto. Ero totalmente convinto di essere nell'angolazione giusta, perché adesso cado! La telecamera mi ha quasi ucciso. Allora, aspetta un attimo. Tac, grazie della cura. Non so perché questa cosa mi fa ridere più del dovuto. Sembra che è in una reception. Salve, posso darle le informazioni? Allora, aspetta che passiamo. Aspetta, ecco fatto. Punto di controllo. Non ci mancano tante monete. Erano 95 a questo livello. Allora, aspetta un attimo. Ecco fatto. C'è qualcosa qui? No, perfetto. Non mi sembra di aver mancato nessuna moneta. Togliti di mezzo! Proseguiamo. Altri bambini cicciottosi che giocano con le mazze. Allora, qua siamo a 85. Di là sul ponte ce n'erano altre 5 che mi davano appena prendevo gli idoli. Dove abbiamo mancato 5 monete? Bella domanda. Di là penso che il livello sia finito, quindi... A meno che non abbia mancato di uccidere qualcuno, ma... Il che mi fa pensare... Ci provo, non ci ho mai provato effettivamente. Non è che forse le ultime 5 monete ce le ha lui? Si poteva uccidere il coccodrillo, Dio santo. Però, livello perfetto, Livello perfetto, ragazzi. Abbiamo trovato tutto, tutte le monete, tutti i segreti. Ottimo. Diamogli gli idoli rossi e usciamo dalla giungla. O meglio, usciamo da questo livello. Grazie. E proseguiamo. Ta 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 ta. Livello completato. E facciamo un salvataggio.